degli aspetti più affascinanti della civiltà egiziana è sicuramente rappresentato dalla religione. E tutti sono affascinati dal numero infinito di divinità egiziane che sono rappresentate nelle maniere più varie, o con il corpo interamente di uomo o di donna o di bambino, o con il corpo umano e la testa animale, o come animale con la testa umana. È molto difficile ricordarsi tutte le divinità ed è anche molto difficile conoscere la religione egiziana. Spesso si dicono cose imprecise, ad esempio si dice che gli animali erano dei per gli egiziani. Non è proprio così, ragazzi. Gli animali erano sacri alle divinità. Ogni divinità aveva in genere almeno un animale sacro e nel corpo di uno solo di questi animali poteva entrare e così manifestarsi agli uomini. Ad esempio, in questa vetrina noi abbiamo dei coccodrilli che erano gli animali sacri al dio Sobek, il dio coccodrillo, un dio che viveva sia nelle zone palustri, sia sulla terra che nell'acqua, quindi era un dio aggressivo, violento, che doveva essere mammansito, tenuto buono dagli egiziani. E poi invece abbiamo dei gatti che sono animali sacri ad una dea invece molto benevola, molto amata, la dea Bastet, che è la dea della famiglia, del focolare. Pensate fra l'altro a come i gatti fossero di casa, per gli egiziani. Il cereale era la fonte prima di nutrimento e sicuramente tanti topolini avevano di che sfamarsi all'interno dei granai che circondavano le case. I gatti erano sicuramente fondamentali all'economia domestica. Ma se erano animali sacri, perché li troviamo mummificati? Non perché venissero sepolti come le persone alla fine della loro vita, erano sacrificati come ex voto, cioè erano doni, voti fatti alla divinità per chiedere un favore, per chiedere salute, per chiedere un qualche cosa per poter partecipare al mondo divino. Le mummie di gatto possono avere varie forme, possono essere delle crisalidi, dei bozzoli, quindi il corpo dell'animale era avvolto in bende e assumere questo aspetto, oppure sempre avvolto in bende poteva essere inserito all'interno di vere e proprie statue, raffiguranti la figura del gatto. Questo bronzetto, questa statuetta in bronzo, conteneva il corpo di un gatto. All'interno di questa statuetta in legno è ancora conservata la mummia avvolta in bende di un gatto. Purtroppo non abbiamo più la cassa, ma anche questa piccola cassa con sopra un coperchio consteso in maniera molto elegante un gatto doveva conservarne il corpo. A seconda della ricchezza dell'offerente si potevano avere ex voto più o meno preziosi da donare alla divinità.